Ormai l'ho capito. GF VIP, Manila Nazzaro, il compagno Lorenzo nota tutto ed è costretto a parlare. Stavolta è Sonia Bruganelli a finire nell'occhio della bufera. La moglie di Paolo Bonolis è stata infatti pesantemente attaccata dopo le sue parole su Manila Nazzaro. Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare. Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre, aveva detto. Per chi non avesse seguito l'attacco era arrivato su Instagram dopo la puntata di ieri. Sonia Bruganelli era infatti intervenuta dopo che Manila Nazzaro aveva rimproverato Maria Monse colpevole di aver rivelato a Soleil Sorge come nella stanza accanto si parlasse di lei. Una spiata bella e buona secondo Manila Nazzaro che non ha perso tempo ad attaccare Maria. La Monse a questo punto si è difesa, sottolineando di non aver apprezzato il fatto che ormai nei confronti di Soleil c'è un branco contro una sola persona. A rispondere per le rime alla moglie Paolo Bonolis è stato, nelle sue storie su Instagram, Lorenzo Amoruso. Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia amata Manila Nazzaro ha un suo pensiero, piaccia o meno, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta. Praticamente sempre tutti tranne il suo smisurato ego, neanche fosse qualcuno di importante davvero. Del resto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio. Sonia Bruganelli, in effetti, non ha mai fatto mistero di essere molto critica con Manila Nazzaro. In tempi non sospetti, in occasione di una delle puntate serali, la Bruganelli ha criticato la ex Miss Italia per i suoi continui spiegoni e monologhi. Spalleggiata, in questo, da una parte del pubblico. A commento del post sulla pagina ufficiale del Grande Fratello che riporta il video della lite i commenti si sprecano. Manila basta è stancato con il tuo falso buonismo scrive un utente. E ancora, Manila si permette di dire a Maria cosa deve dire e fare, ma chi si crede di essere? Tutti in quella casa fanno le spie, non è che l'ha fatto solo Maria. Poi un'altra aggiunge, la tuttologa Manila come le piace essere al centro delle pettegolezze. Faccina che piange magna meno. Insomma il pubblico da casa sembra essere con Sonia Bruganelli.